con questo canto devozionale tradizionale in dialetto vogliamo darvi il benvenuto a questa puntata speciale di Nella Fede della Chiesa. Bentrovati amici e amiche che ci seguite su Padre Pio TV. Volevo ringraziare il coro Santa Maria delle Grazie del santuario, appunto Santa Maria delle Grazie in Torre Ruggero, diretti dal maestro Nicola Platì, che ritroveremo anche più tardi con un altro canto mariano. Nella Fede della Chiesa questa settimana esce dagli studi televisivi per venire a far visita, a mio avviso, a uno dei santuari più belli della Calabria, il santuario appunto Santa Maria delle Grazie. Il nome Torre Ruggero ci riporta al lontano passato, quando torri di vedette si stagliavano lungo le coste e sui monti calabri, a difesa e presidio delle popolazioni sempre in allarme per le frequenti incursioni dei saraceni. Il conte Ruggero dei Normanni, che diede pace e stabile assetto amministrativo alla Calabria, avrebbe decretato la fusione dei vari casali esistenti intorno alla torre in un unico centro abitato, l'odierna Torre Ruggero. Possiamo dire che oggi Torre Ruggero è un centro di potente attrazione spirituale. Folle numerose infatti affollano il santuario della Madonna delle Grazie, attestando come qui la vita si ritempra, si rabbonisce e si eleva. Allora guardiamo insieme questa video cartolina che ci fa conoscere appunto la realtà di Torre Ruggero e del santuario Santa Maria delle Grazie. Voluta dal conte Ruggero I il Normanno nel 1071, è stata costruita come voto a Santa Maria delle Grazie dal conte, che andava a combattere in Sicilia, e donata a Basilio Scamardì, abate del monastero dei Basiliani, sempre nel territorio dell'attuale comune di Torre Ruggero, perché i monaci pregassero per lui. Nel 1677, il 17 aprile, due giovanette torresi, Antonina De Luca e Isabella Cristello, di ritorno dalla chiesetta delle Grazie, si fecero messaggere nel paese del desiderio della Vergine Santissima, apparsa ad Isabella, di voler essere riverita in quel luogo da molti popoli vicini e lontani. Il messaggio, accolto dapprima con diffidenza dal clero e dai fedeli di Torre, si divulgò misteriosamente nei paesi vicini. Così riferisce lo storico padre Giovanni Fiore da Cropani. Nel febbraio del 1783, quando il terremoto sconvolse l'intera Calabria, non risparmiò il piccolo Tempio delle Grazie, ma i fedeli, come prima del terremoto, convenivano puntualmente nella Domenica in Albis intorno a quei ruderi ammantati di roveti e fasciati di mistico silenzio. Non più la tradizionale festa con lo sfarzo di luci, di pifferi, di mortaretti e con la trionfale processione della Madonna. La statua, sepolta sotto le macerie, era un semplice ricordo nella memoria dei più anziani. Le nuove leve affiancate ai veterani erano attratte ora da una potenza misteriosa. Grazie e favori celesti si ottenevano in quel luogo benedetto ed ognuno accorreva ad attingere, a ringraziare, a pregare. Nella primavera dell'anno 1858, un nuovo richiamo scuote l'opinione pubblica.
nelle prime ore del pomeriggio del sabato in albis 10 aprile, un contadino di Torre, Arone Francesco, detto Maccaferro, mentre lavora intorno ai ruderi della chiesetta, ha un'ispirazione. Qui, un tempo, scorreva la fontana della Madonna. Rimuove la terra con la zappa. Uno zampillo d'acqua pullula spontaneo ai suoi piedi e riempie di stupore il fortunato contadino. I suoi occhi piangono e fissano la polla gorgogliante, come dinanzi al luccicar di un mucchio di gemme. La fresca onda lo invita a dissetarsi. È in ginocchio, il cuore riboccante di gioia e le labbra mormoranti: «Madonna mia, Madonna mia!» Si rialza rinvigorito e, fatto strano, non avverte più alcun dolore alle ginocchia, da anni tormentati da reumatismi. Di corsa, giunge a casa, racconta il miracolo ai familiari, agli amici, tutto il paesino, la cui popolazione era allora di circa 1200 anime, è in fermento. Ognuno vuole rendersi conto, scende ai piedi dei ruderi e l'acqua conferma sensibilmente la veridicità del racconto di Francesco Arone. L'indomani, domenica in albis, il raduno dei fedeli è più numeroso degli anni precedenti e per giorni e giorni si rinnovano le folle accorrenti alla fontana della Madonna. Il desiderio della Madre di Dio trova piena rispondenza in tutti, autorità e fedeli. Uno scampolo di terra calabra diventa così centro di mirabile irradiazione mariana. I lavori hanno inizio con un ritmo febbrile, tanto che l'8 settembre dello stesso anno il giudice di Chiaravalle, Giuseppe Santucci, pone l'ultima tegola, come si legge in una relazione fatta dal medesimo all'intendente di Catanzaro. Morto il re, sarà il figlio Francesco II a provvedere, finalmente il 30 giugno 1861, e arriverà a Torre, la piccola Lourdes della Calabria, la statua della Madonna, nella casa che ella aveva scelto come luogo dove espandere i segni della sua divina misericordia. Thank you.
Bentornati in nostra compagnia. Sono ora con Don Maurizio Aloise, rettore del Santuario Santa Maria delle Grazie in Torre Ruggero. Intanto, Don Maurizio, grazie per l'accoglienza, grazie per averci aperto le porte di questo bellissimo santuario, l'ho detto anche all'inizio puntata, anche se però questo santuario non è nuovo a Padre Pio TV, perché già altri servizi sono stati fatti. Ben trovato. Grazie a voi di essere qui. E allora, la primissima domanda, Don Maurizio. Torre Ruggero nella tradizione viene anche definita la piccola Lourdes della Calabria. Perché? Eh sì, la piccola Lourdes della Calabria. Forse è un po' troppo definirla la Lourdes della Calabria, del Meridione. Però certamente ci sono tanti punti in comune con il magnifico santuario di Lourdes. Innanzitutto, ecco, tutte e due appartengono alla tradizione dei santuari. Dovremmo subito incominciare a fare una differenza, no? Perché una chiesa è detta santuario e un'altra no? Ed è semplice, io lo spiego così in un modo molto, molto semplice. La parrocchia nasce lì dove un popolo insiste, dove abita, dove vive, e quindi l'autorità ecclesiastica, il vescovo, eleva la chiesa dove abitano questo gruppo di persone a parrocchia. Il santuario invece è diverso, non nasce lì dove vivono le persone, e non è la chiesa che identifica il luogo, ma è Dio che sceglie il posto. Vuoi perché in quel luogo ha vissuto una persona di cui la Chiesa poi ha riconosciuto le virtù eroiche, vuoi perché, ecco, c'è un'apparizione, un evento prodigioso, e subito, ecco, questo luogo si contraddistingue per alcune cose, si contraddistingue per innanzitutto per il pellegrinaggio. Cioè non vivono la fede solo le persone di quel territorio, ma in quel luogo, ecco, arrivano persone di tutto il mondo. Vedi il santuario di Lourdes, dove, ecco, questo luogo insignificante all'inizio, sconosciuto, poi è diventato faro, è diventato luce, stella per il mondo intero. Quindi sia Torre di Ruggero, questa chiesa che voi state vedendo grazie alle immagini trasmesse da questo servizio, Torre di Ruggero come Lourdes, appartengono alla categoria delle chiese che si definiscono santuari. Ecco, tu mi hai chiesto perché piccola Lourdes. Ecco, piccola Lourdes perché innanzitutto, io direi, per due elementi. Il primo è il segno dell'acqua, il secondo è la data di nascita di questi posti. Il primo segno, Torre di Ruggero dall'inizio, voi avete sentito nel servizio che è stato trasmesso prima che la Chiesa fonda le sue origini in tempi antichissimi, siamo nell'anno 1000, no? E quindi nasce come voto. E fin da allora, ecco, il conte Ruggero scelse questo luogo perché era anche vicino a una fonte, a una sorgente di acqua, una fontana. E nel tempo l'elemento dell'acqua ha segnato la vita di questo luogo. Poi il terremoto distrugge tutto e il santuario, nello stesso anno in cui nasce anche il santuario di Lourdes, ecco, viene ricostruito proprio nel segno dell'acqua. Francesco Arone, che è qui a zappare la sua vigna, sente l'esigenza della sete, no? Un'esigenza naturale, no? Sente sete, chiede ed esprime, ecco, questo desiderio alla Madonna. Qui anticamente c'era la tua fontana, la tua acqua, quanto mi sarebbe di sollievo, no? Di consolazione al corpo, allo spirito, un po' di quell'acqua. E quindi l'anno è l'acqua e l'anno 1858. Gli eventi di Lourdes, come quelli di Torre di Ruggero, sono segnati da questa data, da questa felice coincidenza,
E se vogliamo possiamo unire anche un terzo elemento, che è quello del messaggio, no? Sia lì che qui la Madonna chiede alla persona con cui si relaziona, lì Bernardette, qui Francesco Arone, chiede che si dissetino di quell'acqua, che si lavino, no? Quindi qui ci sarebbe da fare tutta una puntata, Francesco, sul significato dell'acqua, no? Sulla teologia dell'acqua, l'acqua che purifica, l'acqua che lava, che sana, che nutre. Ecco, chiede loro di lavarsi, il prodigio, no? Le loro membra vengono risanate dai mali, ecco, di cui il loro corpo è il messaggio. Il messaggio è la preghiera, la penitenza, la conversione. Dite ai miei sacerdoti che qui si edifichi una cappella, che questo luogo diventi luogo di culto. Migliaia di pellegrini ogni anno, soprattutto nel periodo della festa, non solo dalla Calabria, ma dalla Sicilia, dalla Puglia e anche oltreoceano. Io sono uno di quelli, perché devo ringraziare i miei genitori. E la mia mamma poi è innamorata di Don Maurizio, quindi la salutiamo. E i miei genitori fin da piccoli, noi fratelli, ci portavano tutti gli anni, e ancora adesso portano anche i nipotini, e quindi è una tradizione che va avanti nel tempo ed è meraviglioso. Io da sacerdote mi sono trovato più volte qui a concelebrare insieme agli eccellentissimi vescovi e anche a confessare. Quindi ecco, Don Maurizio, questo è la fede, la devozione della gente, che poi ha permesso anche la ricostruzione del santuario, è bellissimo. Tu sei qui rettore da 15 anni. Chi sono le persone che entrano dalla porta di quella chiesa, di questa chiesa? Certamente, ecco, innanzitutto quest'anno ho accolto qui nel santuario la tua famiglia, come le tantissime famiglie. Sai che cosa mi colpisce ogni anno? È che questo luogo è soprattutto la Madonna Santa Maria delle Grazie, è considerata una persona di famiglia. Tu sai che i nostri emigrati, quando arrivano in Calabria, fanno il giro dei parenti per salutarli. Ecco, la Madonna è una dei parenti, no? È la mamma. E quindi quando si arriva in Calabria, quando si riparte, per ben due volte c'è questo passaggio, l'arrivo, il saluto perché siamo arrivati, il saluto perché si riparte, si ritorna alle attività. Chi sono le persone? Ecco, la geografia, lo hai detto, è svariata, i volti sono tanti. Certamente ci sono, ecco, quei volti dell'umanità ferita, ma anche bisognosa di salvezza. Sono i volti delle famiglie, dei figli che vengono a trovare la loro mamma. Ecco, io dicevo l'umanità ferita, no? Stiamo appena usciti dal Giubileo e l'anno della Misericordia ci ha fatto porre maggiore attenzione a questa umanità, che non è meno umanità dell'altra, no? È l'umanità che ha bisogno, ecco, che cerca la salvezza. È vero, si sta perdendo il senso, però ecco, l'esperienza che si fa qui nel santuario è quella che per un momento, ma mi potreste dire ma è troppo breve, per un momento, ecco, c'è questo desiderio, si cerca la paternità di Dio, sì, ma poi scappati da qui forse si ritorna alle solite. Ma io voglio leggere in questo segno un segno di speranza, no? Vedere durante la festa le migliaia di giovani che passano sotto l'immagine della Madonna, che poi magari non hanno una regolarità, ritornati nelle loro parrocchie di vita di fede, però già quel segno, questo desiderio, questa ricerca della paternità, questa ricerca di Dio, mi pare che in queste persone, no? E quindi mi invita a guardare in positivo, ad avere questa speranza, questa gioia nel cuore di questo servizio qui al santuario.
E lo abbiamo ascoltato all'inizio puntata, il coro del santuario, con una bellissima canzone dialettale mariana. Adesso lo riascoltiamo sempre con un'altra canzone mariana. Il coro, lo ricordo, è diretto dal maestro Nicola Platì. Ed eccoci tornati in nostra compagnia dal Santuario Santa Maria delle Grazie in Torre Ruggero. Prima della pausa, Don Maurizio, abbiamo ascoltato il canto e tu ci stavi dicendo che l'autore è un emigrato. Ecco, cosa volevi aggiungere in merito? Sì, volevo dire il grande affetto dei nostri emigrati verso, ecco, le origini. Innanzitutto questo canto è stato composto da Antonio Nistico, dice, ecco, quella che è il senso della vera devozione, no? Dice alla Madonna, lo posso dire in dialetto, convogliami con un manto e portami a Gesù, coprimi col tuo manto e portami a Gesù. E questa è la vera devozione, no? A cui ci hanno invitato anche i grandi santi. Dire a Maria, conducici, prendici per mano, portaci a Gesù. Ecco, l'esperienza degli emigrati di questo santuario è molto bella. Va dal Canada all'America, all'Argentina, alla Svizzera, ecco, ovunque sono arrivati i figli di questo santuario, lì hanno impiantato la loro devozione. Basta dire che in Canada, a Toronto, la nostra associazione Maria Santissima delle Grazie ha comprato un'intera collina e ha edificato il santuario. Da qui è partita una copia dell'immagine e lì viene venerata, lo stesso a Montreal, lo stesso in alcune città in America o in Brasile, a San Paolo del Brasile, una delle parrocchie, no, alla periferia del Brasile, è dedicata a Santa Maria delle Grazie. Ecco, questo è molto bello e molto significativo. Tu hai parlato di vera devozione. Ecco, noi sappiamo bene che la devozione va anche purificata, molte volte va corretta. Qui al santuario, in merito a questo, cosa fate? Cosa avete fatto? Cosa fate? Bene, il santuario io credo che non ha la pretesa di insegnare, ma di incontrare. Chi viene al santuario vive un tempo che è limitato, no? Di presenza. La formazione vera e propria ogni cristiano la deve vivere nella sua comunità parrocchiale. Però da questo incontro, che è variegato, è nella liturgia eucaristica, è nel sacramento della riconciliazione, è nella catechesi eucaristica, è nell'incontro con i nostri volontari, con le suore, ecco, in questo incontro si cerca di dare, ecco, questo segno anche di purificazione, no? Di quello che potrebbe sembrare una religiosità in negativo, e trasformare, anche se è vero che questo elemento della religiosità
Papa Francesco ce l'ha fatto rivalutare, no? Ce l'ha fatto leggere in positivo, ma bisogna farlo elevare a pietà, quindi a movimento del cuore, dello spirito, e quindi vivere anche quei segni di religiosità, che quale può essere il toccare il manto della Madonna, no? Tu hai visto tante volte durante la festa, vivere questi segni e purificandoli, dando a questi segni un vero valore di fede, soprattutto distinguendoli dai riti magici. Noi diciamo sempre: toccare il manto della Madonna non è un rito magico, ma è una professione di fede, è un impegno. Ecco, è Gesù stesso che dice: chi mi ha toccato? Quel toccare cambia la vita di chi stende. Sì, e quindi fa nascere una fede autentica. Attorno al santuario Don Maurizio ruotano tante persone che sono poi collaboratori, volontari, quindi sono persone preziose che aiutano l'attività, accolgono i pellegrini. E noi abbiamo ascoltato, abbiamo accolto la testimonianza di una di queste volontarie. Adesso l'ascoltiamo insieme. Io sono Emanuela e faccio servizio al santuario come volontaria da circa 4 anni. Fare il volontariato per me è... non so, posso dire che non è una scelta, è la Madonna proprio che ti fa sentire il bisogno di venire a trovarla, perché ti accoglie come una mamma. Quindi cosa posso dire? È una sensazione bellissima, è una cosa che faccio con tanto amore e dedizione. E ringraziamo Emanuela per quello che ci ha detto, ma soprattutto per il suo prezioso servizio all'interno qui del santuario. Don Maurizio, forse adesso ti faccio una domanda personale, no? Quando una persona, una coppia, qualcuno viene, entra a quella porta, ti cerca, ti porta la notizia di una grazia ricevuta, qual è la tua emozione, cosa provi, il tuo sentimento? Sì, sono tante le persone che vengono per raccontare le loro storie. Questo mi dà un po' di difficoltà, perché sono le storie delle persone che mi piace rispettare, ecco, profondamente dal cuore. Però è pur vero che è bello dare una testimonianza, no, di quello che e la loro vita, e voglio raccontare, ecco, di una persona che come tantissime è venuta qui a chiedere, voleva qualche cosa da Dio per intercessione della Madonna, e alla fine della giornata che ha passato qui se n'è andata contenta, se n'è andata serena. Io ho detto: ma ha ottenuto quello che cercava? E lei ha risposto: quello che cercavo no, ma ho trovato qui in questo posto, la Madonna mi ha fatto la grazia della pace nel cuore, di una pace interiore. Quindi ecco, questo luogo è un po' riconosciuto da quelli che lo frequentano come luogo della pace, no? Si sente proprio, si sperimenta questa pace, ecco, credo che sia bello. Forse non otteniamo sempre quello che vogliamo, ma ripartendo da qui il Signore ci fa comprendere quello che Lui vuol farci comprendere, che Lui che dona pace e salvezza. E quando ripartono da qui, qual è l'invito che tu fai loro, rivolgi? L'invito è quello di sempre, di tornare alle loro comunità cristiane. Una fede senza radici, no? Il santuario è il luogo della memoria, il luogo della presenza, il luogo della profezia. Luogo della memoria, tutti quanti noi apparteniamo a una comunità. Non si può essere cristiani da soli, fai da te. Oggi vado in questo santuario, domani vado in un altro. Ecco, ripartendo di qua, noi raccomandiamo sempre di ritornare alla loro comunità. È lì che la pianta cresce e si sviluppa, altrimenti resta sempre una pianticella che è debole, che quindi è facilmente attaccabile dalle intemperie che questa società certamente pone ad ogni angolo della strada. Vorrei adesso dare la parola e ascoltare un'altra brevissima testimonianza di un'altra volontaria che lo fa da sempre,
Olga, vediamo cosa ci ha detto, ma prima di ascoltare Olga volevo anche salutare e ringraziare le suore che prestano servizio in questo santuario, presenza preziosa da sempre. Mi chiamo Olga, vengo da Cardinale, un paese vicino, il santuario è la mia casa perché ci vengo sempre, ci vengo poi durante la festa per come volontaria, per essere vicina ai miei fratelli. Il santuario mi dà proprio questa possibilità, rispondere con gentilezza, con garbo, con un sorriso, anche alla semplice domanda, alla semplice informazione che ti chiedono, per me è tanto. Io posso raccontare una piccola esperienza che mi è successa l'anno scorso. C'era lì, dietro una colonna, una signora che piangeva disperatamente. Io mi sono avvicinata, non ho chiesto né che cosa avesse, né per quale motivo piangesse. Mi sono avvicinata, l'ho abbracciata, si è calmata e alla fine mi ha ringraziato. E questo per me è stato tanto, essere vicino agli altri, cercare di capire quello che gli altri soffrono, e per me è tantissimo. E il santuario mi dà questa possibilità. E ringraziamo anche Olga per quello che ci ha detto. E così, en passant, volevo dire che attorno anche al santuario è nata una grande e importante realtà che è appunto la casa di spiritualità, dove non solo i sacerdoti possono venire per gli esercizi spirituali, ma vengono anche tanti laici e tante famiglie per ristorare ai piedi della Vergine Santa, in questo luogo di pace, lo spirito, l'anima e il cuore. Don Maurizio, è doveroso adesso che tu da questo luogo così di grazia rivolga a tutti i nostri amici telespettatori in Italia e all'estero un augurio di pace di Natale. Certo, è l'augurio natalizio che viene da questo posto, è proprio questo, no? Il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Santa Maria. Lei diventa il tabernacolo di Dio, diventa la casa di Dio. Allora l'augurio è che questo Natale ci possa veramente far nascere nel cuore di tutti i devoti di Santa Maria quella che è la vera devozione, cioè l'imitazione, fare come lei, no? Dire come Maria, la tua volontà si compia nella mia vita. Grazie Don Maurizio per la tua disponibilità, per quello che ci hai detto. Termina così questa puntata di Nella Fede della Chiesa con una mia promessa personale. Tutte le vostre intenzioni, quelle che voi ci scrivete nella pagina Facebook o nelle mail, quest'oggi le voglio deporre proprio nelle mani della Vergine Maria, Regina di tutte le grazie. E da questo luogo vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio e vi do un appuntamento alla settimana prossima con una nuova puntata di Nella Fede della Chiesa.